Registrare e do subito la parola a Piero per l'introduzione di questa lezione. Prego, Piero. Piero, apri il microfono. Buonasera a tutte e a tutti, grazie soprattutto a Luigi Ferraioli che ha accettato con entusiasmo di tenere questa lezione questa sera. Allora, due parole brevissime di presentazione, sempre necessarie. Luigi Ferraioli è un maestro del diritto, ma nel senso più pieno e ampio del termine. Perché è un giurista, è un filosofo del diritto, è un teorico e un logico del diritto. Vanta un curriculum veramente impressionante, sia come ricercatore studioso, sia anche come uomo impegnato nelle istituzioni e civilmente attivo nella vita politica del nostro paese. Ricordo solo pochi suoi, diciamo, riferimenti per ciò che riguarda la sua carriera pubblica. È stato membro del collegio giudicante del Tribunale Permanente dei Popoli, è stato membro del Comitato di Studio per la Riforma del Codice Penale presso il Ministero della Giustizia. Ha esercitato, questa è una cosa poco nota, io l'ho saputo anche tardi, ha esercitato per quasi 10 anni l'attività di magistrato e tra i fondatori di Magistratura Democratica. Una cosa che mi piace ricordare è che Ferraioli è naturalmente notissimo in Italia, ma voi non immaginate quanto è noto e popolare in America Latina. Lui a Ferraioli sono state attribuite, ma forse il conto non è aggiornato, ben 34 lauree honoris causa nelle università argentine, brasiliane, colombiane e così via. E credo che qualcosa vi dirà alla fine lo stesso Ferraioli a proposito della fortuna che sta avendo. Il tema che è oggetto della sua lezione, della nostra discussione questa sera. Ha una produzione scientifica sterminata, vi ricordo solo alcuni titoli brevemente. Principia Iuris, teoria del diritto e della democrazia, mi riferisco alle cose naturalmente più recenti, questo è un lavoro del 2007, quasi 3.000 pagine in 3 volumi. Si tratta di, diciamo, pagine di alta teoria, ma c'è un secondo volume che io mi vanto di aver letto, che è, diciamo, abbordabile anche dai non addetti ai lavori e che contiene analisi politica, sociale, economica. Secondo me è un volume fondamentale per conoscere alcuni aspetti decisivi del mondo contemporaneo. Ricordo poi Poteri selvaggi, la crisi della democrazia italiana, anche questo un libro importante per conoscere diciamo, i processi di degradazione della democrazia in Italia. I poteri selvaggi naturalmente sono quelli che altri chiamano il mercato. Ricordo il manifesto per l'uguaglianza del 2019, il più recente è la costruzione della democrazia, teoria del garantismo costituzionale, dove si trovano alcuni dei temi che invece sono sviluppati in maniera specifica in un testo uscito quest'anno per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio. Ecco, questo testo contiene una costituzione della Terra completa, definita in 100 articoli, in cui per la prima volta sono soggetti di diritti costituzionali tutti gli esseri viventi del pianeta. È diciamo, un ardimento intellettuale, teorico, culturale che solo
diciamo, un giurista del valore e della competenza, dell'esperienza di Luigi Ferraioli poteva realizzare. Allora, io gli do subito la parola, voglio ricordare che il titolo della lezione l'ha scelto Luigi per un'alternativa realistica, no? Per una alternativa realistica e per la possibilità della pace e il futuro dell'umanità, una costituzione, occorre una costituzione della terra. E in questo momento sembra la più irrealistica e utopica delle proposte, ma come Ferraioli vi spiegherà, è l'unica reale alternativa che noi abbiamo in questa fase della storia veramente difficile del genere umano. Do la parola a Luigi, grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie a tutti voi per essere qui ad ascoltarci, grazie a Piero Bevilacqua per avermi invitato e per le sue parole di presentazione. E sì, una proposta realistica, tra virgolette naturalmente, la tesi è provocatoria, rispetto ad un'alternativa che è il disastro verso cui l'umanità sta avviandosi. Io credo che dobbiamo innanzitutto essere consapevoli del fatto che l'umanità sta attraversando il momento forse più drammatico della sua storia. Ci sono sfide globali, ci sono catastrofi già in atto e destinate ad aggravarsi, che nessuno Stato da solo è in grado di affrontare. Lo sappiamo tutti, il riscaldamento climatico, ogni anno si produce più gas serra dell'anno precedente e in questo modo parti crescenti del pianeta sono destinate a diventare inabitabili. C'è il rischio della catastrofe nucleare, è in atto una guerra, si ripete in continuazione che non ci sono alternative quando l'alternativa esiste ed è un'assemblea per l'appunto generale dell'ONU in grado di porre riparo a questa tremenda ipotesi, e qualunque costo va pagato rispetto al costo di qualche miliardo di persone destinate a morire. La catastrofe ecologica e la catastrofe nucleare sono catastrofe che riguardano l'intera umanità. E quando dico qualunque costo, dico in materia di pace anche un'assemblea generale in cui si proponga alla Russia di entrare nella NATO. Lo dico in maniera provocatoria per dire che qualunque costo è necessario, ovviamente con il ritiro della Russia dai territori dell'Ucraina occupati. E poi, per altro verso, c'è la crescita delle disuguaglianze, una crescita esponenziale, ci sono cifre spaventose. Le 8 persone più ricche del mondo sono più ricche della metà più povera, e cioè di 4 miliardi di persone. E 8 milioni ogni anno di persone muoiono per mancanza di farmaci salvavita, per mancanza di alimentazione di base, per mancanza di acqua potabile, e sono circa 16 milioni di morti ogni anno per queste ragioni. E poi lo sfruttamento selvaggio del lavoro. Nell'attuale globalizzazione senza regole, le grandi imprese possono spostare i loro investimenti, lo stiamo sperimentando quotidianamente, nei luoghi in cui è possibile, è più facile sfruttare il lavoro in forme schiavistiche, corrompere i governi, devastare l'ambiente, non pagare le imposte. Si è ribaltato il rapporto tra politica ed economia per la asimmetria che caratterizza questo rapporto, il carattere globale, per l'appunto, dell'economia, della finanza, delle grandi imprese, e il carattere ancora locale.
della politica, prevalentemente locale, della politica e del diritto. E io credo che sia inverosimile l'ipotesi che 8 miliardi di persone e 197 stati sovrani, di cui 10 dotati di armamenti nucleari, uno sviluppo industriale ecologicamente insostenibile, possano sopravvivere, possano consentire all'umanità di sopravvivere. Questa è l'ipotesi, a mio parere, più irrealistica, la vera utopia, senza andare incontro a catastrofi. E catastrofi che, rispetto alle catastrofi del passato, pensiamo alla catastrofe delle guerre mondiali, il male assoluto dell'Olocausto, il totalitarismo, ci furono momenti della storia in cui abbiamo detto un mai più, ma rischiamo di arrivare troppo tardi a dire dei mai più alle catastrofi in atto, che non erano prevedibili in quel grande quadriennio 45-49, in cui all'indomani della liberazione dal fascismo e dal nazismo si rifondò il diritto attraverso nuove costituzioni. Da allora le costituzioni rigide hanno rappresentato una garanzia delle nostre democrazie. L'Italia ha il merito di essere il primo paese al mondo, dopo una brevissima esperienza dell'Austria nel 1920, durata pochi anni, di aver introdotto una costituzione rigida. Cosa vuol dire una costituzione rigida? Vuol dire una costituzione i cui principi, le cui norme siano sovraordinate a qualunque altra fonte, sia di diritto statale che di diritto internazionale. E quindi fu una rivoluzione istituzionale la Costituzione italiana, perché dobbiamo essere consapevoli che le Costituzioni ottocentesche, a cominciare dalla Dichiarazione del 1889, la Costituzione, gli statuti, lo Statuto Albertino, le Costituzioni del primo Novecento, erano carte solenni, ma avevano il carattere di una legge ordinaria, perché non era stata inventata la rigidità. E quindi il fascismo e il nazismo, sia pure con la violenza, andarono al potere con mezzi legali e poterono stracciare le loro costituzioni. E fu proprio sulla base di questa esperienza, di questa drammatica esperienza, che fu introdotta nella Costituzione italiana la rigidità. E lo stesso avvenne con la Costituzione tedesca, quella giapponese, che sono successive, e poi quella spagnola, quella portoghese, quella latinoamericana, all'indomani dell'abbattimento di altrettante dittature. Rigidità vuol dire limiti e vincoli ai poteri selvaggi, sia politici che economici, anzi ai poteri di qualunque tipo. Nessuna maggioranza, neanche l'unanimità, può decidere la morte di una persona, può decidere la privazione delle libertà personali senza giusto processo, o la mancata garanzia dei diritti sociali, alla salute, all'istruzione. Questo è il costituzionalismo inventato nel secondo dopoguerra, che rappresenta un limite alla democrazia politica. Ma io aggiungo anche ai mercati, in quanto i mercati non sono luoghi di libertà, ma sono luoghi di potere, e dunque anche i poteri economici devono essere sottoposti a limiti e vincoli, come previsto precisamente in questa proposta di Costituzione della Terra, che ho scritto unicamente per mostrare che un'alternativa è possibile all'attuale stato delle cose vigenti. Naturalmente i limiti e i vincoli espressi dai diritti fondamentali, dai beni fondamentali, sono limiti e vincoli che limitano la democrazia politica. Non esiste più l'onnipotenza della maggioranza. Lo stesso concetto di sovranità va archiviato, inteso per sovranità la potestà legibus soluta, cioè il potere assoluto. Non esistono poteri assoluti
in una democrazia costituzionale. E tuttavia questi limiti e vincoli sono limiti e vincoli democratici, in quanto alludono al popolo, alle persone, in un senso ancora più pregnante della democrazia politica, fondata precisamente sul primato della maggioranza, e cioè alludono ai diritti fondamentali di tutti, in quanto esseri umani. Qualunque cosa pensino della politica, degli stessi diritti, delle stesse costituzioni, quindi anche i fascisti, loro malgrado. E quindi sono democratiche nel senso più pieno della parola, perché affermano i diritti umani e la dignità di tutti in quanto persone. E disegnano quella che l'ho chiamata la sfera del non decidibile, e cioè la sfera di ciò che nessuna maggioranza, nessun potere economico, nessun potere può decidere, e cioè la limitazione delle libertà fondamentali, e ciò che qualunque maggioranza, qualunque potere politico, economico, in materia di lavoro, in materia di diritti sociali, deve decidere, e cioè la garanzia, la soddisfazione, l'attuazione dei diritti sociali, come il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto alla sussistenza, cioè quell'insieme dei diritti che disegnano la dignità della persona, di qualunque persona in quanto essere umano. E questo è il costituzionalismo rigido, che tuttavia è fallito, sta fallendo, proprio perché è un costituzionalismo statale. E le costituzioni, naturalmente, sia pure malamente, sono effettive all'interno dei confini degli stati nazionali, mentre sono del tutto impotenti al di fuori di questi confini. E per altro verso è anche fallito quell'embrione di Costituzione del mondo che si chiama Carta dell'ONU, e le tante convenzioni, patti e dichiarazioni sui diritti umani. E sono fallite per tre ragioni. Innanzitutto perché non sono costituzioni rigide, cioè non sono sovraordinate alla potestà degli stati, tanto che sono violate, continuano ad essere violate sistematicamente, senza nessuna conseguenza. In secondo luogo, mantengono la sovranità, l'uguale sovranità degli stati, dice la Carta dell'ONU, e la sovranità è in contraddizione con l'idea di Costituzione, che consiste precisamente nei limiti e vincoli a qualunque potere, quindi esclude qualunque potere sovrano. Infine, il difetto più grave. La Carta dell'ONU, le tante carte, sì, declamano diritti a tutti gli esseri umani, ma i diritti fondamentali, diversamente dai diritti patrimoniali, non nascono insieme alle loro garanzie, inteso per garanzie i divieti e gli obblighi relativi a quelle aspettative negative o positive in cui consistono i diritti soggettivi. Il diritto di credito nasce insieme al debito, la plata nasce insieme al di lederla. I diritti fondamentali, invece, che sono stabiliti da norme di carattere generale, non nascono insieme alle loro garanzie. Non è sufficiente stabilire il diritto alla salute perché nascano gli ospedali nel mondo, il diritto all'istruzione perché nascano le scuole. I diritti fondamentali richiedono, impongono norme di attuazione che avrebbero dovuto essere emanate, trattati, norme di carattere internazionale in grado di attuare i diritti sociali, ma anche i diritti di libertà, che invece sono risultati. Questo è il grande fatto della Carta dei diritti, un fallimento in forza del quale io credo che non potremo più continuare recentemente a declamare i diritti umani, l'uguale dignità delle persone,
come i cosiddetti valori dell'Occidente, fino a che resteranno inattuati, si violano, queste carte ci mostrano, ci deve leggere il diritto internazionale come un insieme, e l'assetto attuale del mondo, come un insieme di violazioni. Violazioni per commissione, e cioè la lesione del diritto alla vita e delle libertà fondamentali in tanti stati dispotici, autocratici che esistono nel mondo, e violazioni per omissione, la mancata attuazione del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, del diritto alla sussistenza. Non potremo continuare decentemente a declamare questi cosiddetti valori, che valori non sono finché non vengono attuati, e dobbiamo al contrario leggere le loro violazioni come dei crimini. Li ho chiamati crimini di sistema, diversi dai crimini di diritto penale, perché naturalmente non sono trattabili dal diritto penale, in quanto non consistono in fatti, diciamo, tassativamente determinati dalla legge, per i quali si può invocare una responsabilità individuale e tutte le garanzie del diritto e del processo penale. Ma questo non toglie che si tratti per l'appunto di violazioni. Non sono fenomeni naturali, sono fenomeni prodotti dalla irresponsabilità degli stati e dei mercati, dalla mancanza di limiti e di vincoli al loro arbitrio, che richiedono di essere innanzitutto chiamati crimini, perché dobbiamo liberarci, liberare la scienza giuridica, la scienza politica, il dibattito pubblico a questa sorta di subalternità al diritto penale, in forza della quale tutto ciò che non è proibito e punito penalmente è giusto, è permesso, è comunque lecito o comunque irrilevante. Questa è l'odierna banalizzazione del male. La configurazione di queste violazioni massicce del diritto e dei diritti, che stanno portando il mondo alla rovina, che sono responsabili delle catastrofe che stiamo vivendo, come se fossero fenomeni privi di alternative. La classica frase: non ci sono alternative a ciò che di fatto accade. E quindi la prima questione teorica che dobbiamo, diciamo, affermare e risolvere è che si tratta per l'appunto di crimini che vanno chiamati con il loro nome per suscitare scandalo e indignazione. Tanto più che si tratta di crimini che stanno mettendo in pericolo il futuro dell'umanità. E il secondo salto di qualità consiste allora nel prendere sul serio le carte dei diritti che stanno viceversa risolvendosi in una vuota retorica, introducendo le garanzie. E la Costituzione della Terra, che ho proposto, i 100 articoli ricordati da Piero Bevilacqua, innanzitutto sono proposti come Costituzione rigida, e cioè soprattutto ordinata a tutte le altre fonti, grazie a una Corte Costituzionale globale in grado di censurare come invalide e annullare tutte le norme liberticide e di accertare anche le omissioni. Ma soprattutto è una Costituzione che prevede istituzioni di garanzia, che sono la cosa che è più necessaria a livello internazionale. Ciò che a livello internazionale è necessario, non sono tanto le istituzioni di governo, quelle che esistono sono più che sufficienti, vanno ovviamente democratizzate, eliminando il potere di voto, di veto, rendendo eleggibile l'Assemblea Nazionale Generale dell'ONU. Ma è chiaro che le istituzioni di governo sono legittimate dalla rappresentanza politica e quindi sono tanto più legittime quanto più vicine agli elettori. E quindi devono restare prevalentemente
in capo agli Com'è? stati, alle regioni, ai comuni. Com'è andata? Non ho sentito nulla. Nulla. Le istituzioni di governo che riguardano quello che chiamato la sfera del decidibile. Ti ricordi quelli che si portano il braccio di gomma? Ciò che è necessario sono le istituzioni di garanzia, cioè una costituzione della terra all'altezza delle sfide e dei problemi globali da cui dipende la sopravvivenza del mondo, sono istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali, e cioè un servizio sanitario mondiale. Così. Che sia altra cosa rispetto all'attuale Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha 4 miliardi l'anno, tra l'altro fornite quasi interamente da privati, dovrebbe averne almeno 4.000 per poter trasportare gli ospedali in tutto il mondo, i farmaci salvavita, che pure l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è impegnata a portare e non ha mai portato. L'UNESCO dovrebbe portare la scuola in tutto il mondo. La FAO dovrebbe portare l'alimentazione di base e garantire l'acqua potabile in tutto il mondo. E queste istituzioni di garanzia devono essere previste da una Costituzione della Terra. Non sono previste nelle tante carte dei diritti che si limitano ad enunciare i diritti senza introdurre le necessarie istituzioni di garanzia. E poi accanto alla garanzia dei diritti fondamentali, forse ancora più importanti, perché questa è la questione di fondo dell'epoca che viviamo, è necessaria l'introduzione di istituzioni di garanzia dei beni fondamentali, e cioè dei beni vitali, come l'aria, l'acqua potabile, i grandi ghiacciai, le grandi foreste. Da qui dipende per l'appunto la sopravvivenza dell'umanità sulla base della tutela della natura, e per altro verso la messa al bando di beni micidiali, che dobbiamo chiamare beni illeciti, beni criminali, a cominciare dalle armi. Ovviamente le armi nucleari che dovrebbero essere messe al bando, ma per questo ci vuole un patto, la rifondazione della Carta dell'ONU attraverso una Costituzione che dichiari illeciti, come ho fatto in questa Costituzione della Terra, le armi nucleari, anzi tutte le armi. Le statistiche sono spaventose. L'Italia è un paese che produce armi e le esporta in maniera vergognosa, però nessuno di noi va in giro armato. Il risultato è che in Italia, l'Italia è forse il paese più sicuro del mondo, nonostante le campagne demagogiche sulla sicurezza. Ci sono meno di 300 omicidi all'anno, di cui metà tra l'altro sono femminicidi, mentre in Brasile sono circa 60.000 all'anno, negli Stati Uniti sono 35.000, in Colombia e in Messico, perché tutti sono armati, perché se tutti si armano per paura, e le armi prima o poi si usano, o comunque rischiano di essere usate. È la stessa logica della guerra. La crescita dell'apparato militare industriale è una delle ragioni che alimenta la guerra in atto e le guerre in generale. E dunque la prima garanzia della pace, la prima garanzia della sicurezza anche contro la criminalità, è precisamente la messa al bando radicale della produzione, del commercio e della detenzione di armi, che naturalmente è una norma che risulterebbe assai più efficace della messa al bando delle droghe. Le armi non si coltivano facilmente come le droghe, e quindi sarebbe una norma ben più efficace. E inoltre l'abolizione degli eserciti nazionali, che era l'ipotesi, la tesi sostenuta da Kant 1796 nella Pace Perpetua, l'eliminazione degli eserciti nazionali, che diceva Kant sono la causa della guerra, perché gli eserciti prima o poi vogliono essere utilizzati, combattere, e l'unica funzione degli eserciti è fare la guerra oppure fare dei colpi di stato, e quindi sono delle istituzioni illecite che devono essere bandite dal patto di convivenza, da una costituzione della terra
all'altezza per l'appunto di queste sfide globali. E qui voglio affrontare due questioni di fondo. Una ha a che fare con l'idea stessa di Costituzione e di costituzionalismo, e l'altra ha a che fare con la nozione stessa di realismo politico. Innanzitutto la prima questione. Esiste nella dottrina costituzionalistica, per questo io, come Piero Bevilacqua sosteneva, questa è una tesi che è stata sostenuta non da un costituzionalista ma da un filosofo, un teorico del diritto, nella dottrina costituzionalistica esiste un pregiudizio molto radicato, e cioè la tesi che le costituzioni sono connesse allo Stato nazionale. Non c'è Costituzione senza Stato nazionale e senza un popolo omogeneo. E allora io voglio ricordare che questa tesi ha avuto il suo principale teorico in un giurista nazista. Questo è l'appellativo che a mio parere merita soprattutto Carl Schmitt, indebitamente e immeritatamente considerato un grande giurista. Carl Schmitt teorizzò questo nesso, sostenendo che la Costituzione è l'espressione della volontà di un popolo, del popolo tedesco, della volontà del popolo tedesco come entità omogenea e come totalità. Perché diceva con un sofisma molto banale che la minoranza, partecipando alle elezioni, accetta il risultato delle elezioni e quindi la volontà della maggioranza, e deve uniformarsi e far propria quella volontà, e chiunque non si uniformi a quella volontà, questo è un corollario di Carl Schmitt, come ben sappiamo, è da considerare un nemico, la logica dell'amico nemico. Ebbene, a parte questo corollario, che ovviamente nessuno oggi più sostiene tra i giuristi costituzionalisti, quest'idea del nesso fra Costituzione, Stato e popolo continua a condizionare la riflessione teorica dei giuristi. Naturalmente la sua origine è banale, lo Stato nazionale, il luogo in cui sono nate le Costituzioni come limiti appunto ai poteri pubblici, ai poteri statali, era lo Stato nazionale, l'entità per sua natura che si identificava con il diritto. Tra Stato e diritto c'è stato per lungo tempo una sorta di identificazione. Ma nell'età della globalizzazione tutto questo non ha più senso. I poteri che contano si sono trasferiti fuori dei confini nazionali, e le aggressioni ai diritti fondamentali e ai beni comuni sono di carattere a loro volta globale. E per altro verso, questa nozione, questa idea di un nesso fra Costituzione e Stato esprime una concezione nazionalistica, identitaria e tendenzialmente fascista della Costituzione e del costituzionalismo, che contraddice ciò che dicono le Costituzioni avanzate, dalla Costituzione italiana a quella tedesca, a quella spagnola, a quella dei paesi latinoamericani, a quella francese. Le Costituzioni e le carte dei diritti enunciano l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani, e l'uguaglianza equivale all'uguale valore attribuito a tutte le differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente, di ciascun individuo una persona uguale alle altre, e stabiliscono anche i limiti, la necessità di ridurre le disuguaglianze economiche e materiali. Attraverso i diritti di libertà come diritti alla differenza, all'affermazione e alla tutela della propria differenza, quale che sia, e i diritti sociali che sono diritti alla riduzione delle disuguaglianze, cioè il diritto alla scuola, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto alla sussistenza. E quindi le Costituzioni sono universalistiche per loro natura. Esprimono un intrinseco internazionalismo. Sono anti
identitarie, o per meglio dire, sono basate sul rispetto di tutte le differenti identità, che equivalgono ciascuna identità alla dignità delle persone, perché tutti siamo differenti gli uni dagli altri. E la nostra identità risiede precisamente nelle nostre differenze che ci rendono differenti al tempo stesso, grazie alle Costituzioni e grazie a quello che è stabilito nelle Costituzioni e nelle loro garanzie, dobbiamo essere trattati e considerarci come uguali. E dunque le Costituzioni sono antifasciste per natura, sono antisovraniste per definizione, sono universalistiche grazie al loro contenuto. E in questo senso, allora, la Costituzione della Terra è certamente un salto di civiltà, che probabilmente non riusciremo a realizzare. Parlerò di questa seconda, a proposito della seconda questione che ha a che fare con il realismo. È certamente un salto di civiltà, ma non è un mutamento di paradigma del costituzionalismo. Significa la presa sul serio, il prendere sul serio le carte dei diritti esistenti, che dobbiamo assumere e leggere come carte violate, ripeto, per commissione o per omissione dall'attuale assetto del mondo. E quindi una Costituzione della Terra altro non è che l'attuazione del costituzionalismo già presente nelle nostre Costituzioni, nella Carta dell'ONU e nelle tante carte dei diritti, ma che richiedono la previsione di garanzie. Garanzie come innanzitutto le garanzie dei diritti fondamentali nella Costituzione della Terra proposta in questo progetto, sono previste per l'appunto 10 istituzioni di garanzia in materia di salute, di istruzione, di sussistenza, un reddito universale attribuito a tutti, un fisco globale in grado di garantire, di finanziare le istituzioni di garanzia, un fisco globale fortemente progressivo, diretto innanzitutto a finanziare le istituzioni di garanzia e in secondo luogo a evitare l'accumularsi di patrimoni sterminati che non servono a nient'altro se non a inquinare la politica, a comprare i giornali, a corrompere. E poi un demanio planetario a garanzia dei beni vitali e comuni della natura. E poi la previsione di beni illeciti, e anche qui attraverso istituzioni di garanzia che consistano nel monopolio poliziesco della forza. E cioè quel salto di civiltà che era stato teorizzato da Thomas Hobbes, teorico dello Stato assoluto, quasi 4 secoli fa. Il passaggio dallo Stato di natura allo Stato civile avviene con il disarmo dei consociati e con il monopolio pubblico della forza. Ed è chiaro che questo monopolio pubblico in capo alle forze di polizia non avrebbe bisogno di carri armati o di bombe atomiche o di sommergibili o di aerei. Non dico che potrebbe essere la polizia disarmata che avevamo mitizzato 50-60 anni fa a proposito dell'Inghilterra, ma certamente una polizia fornita di armi assolutamente minime, le armi minime necessarie per l'appunto a realizzare il monopolio pubblico della forza. E naturalmente tutto questo richiede un patto di convivenza, richiede il completamento del costituzionalismo attraverso l'istituzione delle sue garanzie e attraverso l'introduzione della sua rigidità. Ovviamente l'obiezione a tutto questo è che tutto questo è irrealistico. Io intanto credo che dobbiamo distinguere fra improbabilità e impossibilità. La forte carica di legittimazione ideologica dell'esistente consiste nell'idea che non esista un'alternativa a ciò che di fatto accade e quindi alla configurazione come impossibile di un'alternativa. Io credo che questa tesi vada ribaltata, e cioè che occorra essere consapevoli che l'alternativa è possibile. Ho scritto questo testo costituzionale proprio per mostrare che è possibile, perché nessuna di queste norme
è di impossibile attuazione. Ma allora, se è possibile, è anche doveroso, perché quei diritti stabiliti non solo nella società della Terra, ma già nelle carte esistenti, sono normativi e richiedono di essere attuati. E soprattutto è necessario ed urgente, perché lo stato di natura in cui vive l'umanità, tutta la filosofia politica da Hobbes, Locke, Kant, ha concepito lo Stato come superamento dello stato di natura, ma le relazioni internazionali come stato di natura. Gli stati sovrani, diceva Hobbes, ripeteva Locke, sono tra loro in uno stato di natura. E oggi a questi stati sovrani dobbiamo aggiungere i mercati globali, quindi uno stato di natura non più popolato da lupi naturali, cioè da esseri umani, ma da lupi artificiali, gli stati sovrani armati di armamenti nucleari e i mercati, dotati di una capacità distruttiva incomparabile rispetto agli esseri umani dei quali Thomas Hobbes teorizzava il carattere, appunto, di persone in stato di guerra permanente, e tra i quali proponeva l'istituzione di un contratto sociale di convivenza. Oggi quel patto di convivenza è assai più necessario, proprio perché la società selvaggia degli stati globali e dei mercati globali è una società distruttiva. E allora dobbiamo distinguere, ho prima distinto due concezioni di costituzionalismo: il costituzionalismo nazionalista, sovranista, tendenzialmente fascista, e il costituzionalismo universalista, espresso dalle nostre costituzioni. E dobbiamo distinguere due realismi. C'è un realismo volgare, lo chiamo volgare, consistente nella naturalizzazione dell'economia, della politica, del diritto, di ciò che accade. Un realismo ideologico che agisce come fonte di legittimazione dell'esistente e come fattore di deresponsabilizzazione della politica. Questo è il realismo volgare, secondo cui non c'è nient'altro da fare che continuare nella strada che stiamo irresponsabilmente imboccando e seguendo. Poi c'è un razionalismo che chiamo razionale, che è il razionalismo di Thomas Hobbes, il razionalismo di Kant, il razionalismo di Marx, il razionalismo delle nostre costituzioni, che di fronte ai drammi, alle tragedie, alle ingiustizie, ma anche ai pericoli che pesano sull'umanità, formula risposte razionali, che sono le risposte fornite dalle nostre costituzioni ai poteri selvaggi all'interno degli stati, ma che oggi occorre fornire a quei poteri selvaggi che si sono sviluppati al di fuori degli stati. E qui dobbiamo subito dire che l'espressione stato di diritto è sintomatica di parecchie operazioni ideologiche, dell'idea che l'unico luogo del potere che merita di essere sottoposto a limiti e a vincoli sia lo Stato, e cioè i poteri pubblici, e non anche gli stati sovrani internazionali, e non anche i mercati. Il costituzionalismo, viceversa, dei diritti fondamentali e dei beni fondamentali è un costituzionalismo diretto a sottoporre a limiti, a vincoli, a garanzie della sopravvivenza di tutti, sia gli stati sovrani che i mercati. E questa è l'unica alternativa realistica, perché al di fuori di questa alternativa non c'è che la progressiva distruzione. Stiamo vivendo come se fossimo l'ultima generazione o una delle ultime generazioni che vivono sull'umanità. Un'umanità che si è trasformata in una metastasi che avvolge il pianeta e che rischia di portare alla distruzione della natura e con la natura di noi stessi. Ovviamente il pianeta ci sopravviverà, ma non sopravviveranno le specie viventi, o rischiano di non sopravvivere. E allora, rispetto a questa prospettiva, voglio concludere con una nota di ottimismo, che consiste in questo:
siamo già un popolo della terra, un popolo meticcio, accomunato dal fatto che questo mondo è interamente interconnesso, esposto alle stesse sfide, alle stesse catastrofi. I veri avversari sono i ceti politici che difendono i loro miserabili poteri locali e i mercati guidati inevitabilmente dagli interessi economici contingenti, ma anche questi sono poteri miopi, perché nei tempi lunghi è nell'interesse di tutti, paradossalmente, ricchi e poveri, potenti e deboli, sottoporre a limiti e vincoli i poteri selvaggi degli stati e dei mercati. Questo è l'unico pianeta che abbiamo, diceva un vecchio slogan antiglobalizzazione selvaggia. E non ci sono alternative alla rifondazione del patto di convivenza, che non avverrà attraverso una costituzione della terra, potrebbe venire attraverso una pluralità di trattati in materia di pace, in materia di ambiente, in materia di diritti umani, in materia di salute. Quel che conta è essere consapevoli che non esistono alternative alla limitazione, ai limiti e ai vincoli giuridici e politici imposti per l'appunto da una Costituzione della Terra. E io credo che il soggetto costituente di questa Costituzione è il popolo della Terra, perché siamo tutti accomunati dagli stessi interessi ed è soprattutto formati dai titolari di diritti insoddisfatti, innanzitutto i migranti. È l'autentico popolo costituente, perché è un popolo meticcio che rivendica il diritto di emigrare, che è il diritto che abbiamo impugnato noi occidentali quando si trattava di conquistare il resto del mondo e che oggi neghiamo ai disperati che fuggono dai disastri provocati dalle nostre politiche. E poi i disoccupati, le persone che soffrono e che le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo. E a questo scopo io credo che la cosa più importante è dar vita a un movimento politico. In parte sta avvenendo, perché questa proposta ha cominciato a circolare in maniera sempre più rapida e diffusa, soprattutto in America Latina, lo ricordava Piero Bevilacqua. Io quasi tutti i giorni mi trovo in collegamenti con università, con circoli, con gruppi politici. E questo è dovuto alla traduzione, che in spagnolo, anche in brasiliano, e si stanno formando delle associazioni locali, Costituente Terra in Uruguay, in Costa Rica, in Brasile, si sono formati manifesti per una costruzione della terra, ne è stato mandato ieri uno in tutte le lingue, un movimento che indichi questo obiettivo, perché non basta più denunciare. Sono molto importanti i movimenti pacifisti, ecologisti, il movimento di Greta Thunberg, Friday for Future, ma non basta denunciare quello che tutti sanno, perché tutti sappiamo che stiamo vivendo catastrofi destinate a travolgersi. Quello che è necessario è rivendicare una risposta politica. E questa risposta politica è la rifondazione del patto di convivenza, della pace, della convivenza pacifica, dei diritti fondamentali di tutti, e questo è possibile. Naturalmente non ci sono ragioni per essere ottimisti, ma quello che importa è mostrare che un'alternativa è possibile e mobilitarsi per la sua realizzazione. Molte grazie. Grazie Luigi per questa magnifica e come sempre appassionata lezione. Io apro la discussione, chi vuole intervenire faccia segno e intervenga. E naturalmente chi non interviene continui a tenere disattivato l'audio, come è accaduto sin qui, tranne qualche piccolo incidente, ma è presto risolto. Prego. Ecco,
Buonasera, è possibile? Mi chiamo Marco Cianca. Vorrei fare una domanda al professor Ferraioli, di cui ho goduto proprio della sua relazione, e mi sembrava una fonte di acqua fresca, come quando uno è assetato e arriva al ruscello sorgivo e dice: che bello, c'è ancora dell'acqua fresca. E quindi lo ringrazio davvero, perché certo siamo tutti difficilmente ottimisti, però la concettualizzazione di certi concetti in qualche maniera è un grande ausilio nel dire: non siamo soli, e già questo è tanto. Quindi lo ringrazio davvero, ma vorrei capire una cosa. Il concetto di costituzionalismo rigido, di costituzionalismo che non può essere nazionale, insomma tutto quello che ha detto Hobbes, Kant, pone però, a mio modestissimo parere, una questione. Cioè, le costituzioni nascono dai grandi conflitti. Le costituzioni sono appunto un modo per salvaguardare quello che si è difeso, magari dopo una guerra civile, un conflitto, e quindi sono, come dire, una garanzia per il presente e per il futuro. E nascono da azioni politiche. Sono nazionali perché sono state le nazioni, i popoli, i governi, a darsene, in senso positivo come quella italiana. Poi magari ci possono essere costituzioni alle quali si mette mano in maniera negativa, vediamo la Polonia, no? Ecco, perché la costituzione rigida può anche essere una costituzione che invece di garantire le minoranze garantisce proprio quella onnipotenza della maggioranza, ma questo, diciamo così, è un altro discorso, forse fuorviante. Quello che vorrei sapere dal professor Ferraioli, se lui immagina un governo mondiale, un Parlamento mondiale, una soluzione davvero internazionale. Cioè, la Costituzione della Terra non ha bisogno del governo della Terra. Per governo non intendo un potere selvaggio, ma intendo appunto l'espressione di quello che lei, professore, ha chiamato il popolo della terra. La mia, dico questo e taccio, la mia risposta è che questo è possibile solo se vanno avanti due principi, il socialismo e la libertà, in tutto il mondo. Se questi due principi avanzano, e io credo che altrimenti è la barbarie ed è la fine, si potrebbe arrivare a questo. Professore, ecco, lei non pensa che sia necessaria, stiamo sempre parlando di possibilità, probabilità, ottimismi, pessimismi, ma insomma non pensa che alla proposta intelligentissima, bellissima, della Costituzione della Terra non andrebbe accompagnata la proposta di un governo e di un Parlamento della Terra? Vi ringrazio. Se il professore è d'accordo, raccoglierei un altro paio di interventi, così poi può replicare con più agio tutti. Mario Sommella e poi Pino Poli. Buonasera. No, notevole, non conoscevo questa Costituzione della Terra, perché sicuramente cercherò e la troverò e la leggerò con attenzione. Devo chiedere al professore, tra i 10 diritti fondamentali, quindi sono i principi che dovremmo, o anche dei doveri, credo, lo spiegherà meglio lui che ovviamente, perché non troviamo il diritto alla rete, quindi rete internet, eppure fino adesso non ho sentito e non ho ascoltato di tecnologie, si è parlato di aria, di acqua, ma
la rete così come strumento globale di comunicazione, di istruzione, di interazione tra uomini è stato è contemplato in questo progetto oppure è fuori da questa discussione se non in un secondo livello di elaborazione? Questa è la prima domanda. La seconda invece è sulla sovranità. È vero che le sovranità popolari, se sono nazionali, si racchiudono entro quel ragionamento che giustamente ha ben esposto il professore. Però a questo punto vorrei capire se la sovranità popolare globale, cioè di tutti gli uomini della Terra, possa essere contemplato, anche collegandomi all'ultima cosa che ha detto l'intervento precedente, in un governo unico mondiale. Grazie. Grazie. E Pino, sì. Ippolito? Sì, grazie. Io sarò molto breve. Ho letto anche il libro e quindi ho potuto ascoltare conoscendo molte delle cose che sarebbero state dette. Ed è chiaro a tutti che l'alternativa non solo è possibile, ma anche la sola per evitare la catastrofe. Proprio partendo da questo assunto, mi chiedo, ciascuno di noi, la domanda forse le parrà ingenua, ciascuno di noi cosa può fare se non veicolare questo messaggio a fianco, a lato, a tutte le persone che conosciamo e con le quali siamo in relazione. Ma questo processo, diciamo, di conoscenza e quindi in qualche modo di consapevolezza che deve diventare mondiale, non rischia, ed è qui la domanda, non rischia di essere troppo lento rispetto alla velocità con cui i drammi che lei stesso ha descritto invece si stanno consumando sul nostro pianeta? Grazie, professore. Grazie. Allora, rispondo a queste prime tre domande. Allora, la prima questione è quella delle istituzioni di governo mondiali. In questo testo, in questi 100 articoli, sono previste tre classi di istituzioni globali. Innanzitutto le istituzioni di governo, che sono quelle esistenti nella Carta dell'ONU e che devono essere semplicemente democratizzate attraverso la eliminazione del diritto di veto, il carattere elettivo dall'Assemblea Generale e il carattere, diciamo, temporaneo dei membri appartenenti al Consiglio di Sicurezza, e cioè qualcosa di simile a una democrazia parlamentare. Ma naturalmente non sono queste le istituzioni più importanti, perché le istituzioni di governo, ripeto, devono essere soprattutto locali, cioè in capo agli stati, in quella che si prospetta come una federazione mondiale, in cui gli stati sono stati federati, per l'appunto. Quello che è necessario sono innanzitutto le istituzioni di garanzia. Le istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei beni comuni, che sono un'attuazione dei diritti che già sono stabiliti in tante carte e della necessità di tutelare la natura, che ancora non è adeguatamente stabilita in nessuna carta internazionale. E quindi dobbiamo introdurre, prevedere in un patto di convivenza diretto a sostituire, a riformare la Carta dell'ONU e il diritto internazionale, innanzitutto le istituzioni di garanzia. Le istituzioni di garanzia dirette a garantire gli esseri umani in quanto tali. E quindi viene meno in questa prospettiva, e qui rispondo, mi pare, alla seconda domanda, la sovranità degli stati. La sovranità è un termine in contrasto con l'idea stessa di diritto. La sovranità, almeno nel senso di Baudin, quale potestas legibus soluta, come potestà assoluta. Le nostre carte costituzionali dicono che la sovranità appartiene al popolo, ma io ritengo, è una tesi che ho sostenuto più volte, che dire che la sovranità appartiene al popolo equivale a dire che non appartiene a nessun altro, a nessun presidente eletto, a nessuna assemblea rappresentativa, ma precisamente al popolo, poiché il popolo non è un macrosoggetto,
ma sono i milioni, i miliardi di persone che costituiscono il popolo della terra, allora la sovranità popolare equivale alla somma di quei frammenti di sovranità che sono i diritti fondamentali di cui tutti e ciascuno siamo titolari e che ci collano al di sopra degli artifici istituzionali, che sono degli strumenti la cui legittimazione dipende dalla loro capacità, per l'appunto, di soddisfare le clausole del patto di convivenza, i diritti fondamentali e i beni fondamentali. E quindi la sovranità degli stati è un concetto che va assolutamente superato. Professore, si è chiuso il microfono. Fino adesso avete sentito? Sì. Delle funzioni di governo, ma non possono essere dotati di potestà assoluta. Innanzitutto va abolito ovviamente il potere di guerra, ma queste sono cose scontate che già dovrebbero essere considerate diritto vigente, sono scritte nella Carta dell'ONU, ma sono prive di garanzie. Infine la questione di fondo sollevata dall'ultima domanda. Come facciamo? E come possiamo appunto impegnarci a sostegno di questo progetto? Certamente veicolando questo progetto, dando vita a parecchi centri e luoghi. Noi avevamo inizialmente con Raniero La Valle, quando facemmo la prima assemblea in cui lanciamo l'idea del suo della terra, proposto l'istituzione di varie scuole. Scuole che dovrebbero nascere in tutte le città, in tutti i paesi. In parte stanno nascendo, soprattutto in America Latina, ma anche in Italia. Sono, ad esempio, io sono stato a Piombino 4 giorni fa, si è costituita, ma lo stesso la cosa si sta costituendo anche a Bologna. Insomma, ci sono. Il problema è organizzativo. Su questo devo riconoscere che siamo molto, io ho 82 anni, Regno Valle ha 92, insomma, occorre che questa cosa sia presa in mano dai giovani, in grado di riprodurre quello che Kant chiamava l'entusiasmo, che è la fonte dell'energia politica e che è la condizione per dar vita ad organizzazioni di base collegate tra di loro. Uno degli aspetti che io ritengo più importanti di questa proposta è che questa proposta è nell'interesse di tutti. Non ci sono obiezioni di carattere razionale che possono essere mosse contro questa proposta. È nell'interesse esattamente di tutti. È di carattere universalistico anche nel senso della sua razionalità. E questo potrebbe servire a dare contenuti alla politica. Uno degli aspetti più penosi del nostro tempo è il vuoto di contenuti della politica. Quando i contenuti sono precisamente quelli espressi dalle grandi violazioni che dobbiamo impedire, e cioè i massacri, la repressione del dissenso, quello che sta succedendo in Iran, quello che sta succedendo in Ucraina, la guerra e soprattutto la devastazione della natura, inconsolata, perché naturalmente i poteri economici, se non ci sono limiti a una sfera pubblica globale alla loro altezza, non avendo limiti, non c'è neanche bisogno di fare un discorso moralistico nei loro confronti. I poteri finiscono per esercitarsi finché, come diceva Montesquieu, non ci sono limiti in grado di vincolarli e di limitarli. È la costruzione di questi limiti, il socialismo, il liberal socialismo del futuro. E dobbiamo evitare l'atteggiamento pessimistico, disperato, che caratterizza la depressione politica della nostra società, ma non soltanto della nostra, di gran parte delle società occidentali, determinato dal senso totale di impotenza, una sorta di abdicazione non solo della ragione ma anche della passione civile, perché sembra che
il socialismo sia fallito, sia... sì, certo, sono fallite quelle esperienze, ma questo non toglie che viceversa abbiamo le categorie e la possibilità di costruire un futuro nell'interesse, ripeto, di tutti, perfino, uso un'espressione assolutamente non scientifica, del benessere, della felicità di tutti, che è affidata alla convivenza pacifica e ai rapporti di solidarietà generati per l'appunto dall'uguaglianza. Grazie professore, abbiamo altre quattro mani alzate, chiesta di parola. Andrea Battinelli. Sì, buonasera, approfitterei di questa occasione per chiedere un breve accenno di approfondimento, non avendo, ce l'ho ma non ho ancora avuto modo di leggere il suo testo, sulla questione dell'apertura, cioè sui meccanismi di revisione, perché siccome non possiamo pensare di essere nella perfezione per sempre, questo va previsto secondo me. Grazie. Grazie Andrea. Romana Mancini. Buonasera. Io volevo chiedere al professore, del quale ho apprezzato l'intervento, che se non le sembra il caso di affiancare a questa idea della costituzione della Terra l'ideazione di strumenti in grado di attaccare quello che è un vero problema molto concreto delle società attuali, cioè la concentrazione della ricchezza in pochissime mani. Oggi praticamente l'1% della popolazione ha la ricchezza equivalente al 99% della popolazione più povera. E questo squilibrio è alla base della distruzione della middle class, del famoso ceto medio, ma non solo, anche di un disequilibrio della ricchezza che ci trasciniamo da moltissimo tempo, cioè aver lasciato mano libera al liberismo, ai mercati, nella sbagliata convinzione che comunque il mercato avrebbe creato un bilanciamento tra l'offerta e la domanda e questo ci avrebbe assicurato il benessere. Ecco, questo dovrebbe essere in qualche modo contrastato in modo più efficace. Per esempio, sappiamo che 5 big societies, tra i quali Amazon, eBay, eccetera, hanno un fatturato che è equivalente al PIL della Francia. Cioè, è questa anche l'imposizione, l'istituzione di questa web tax, abbastanza recente, non riesce ad arginare i danni che questa grande concentrazione di redditi in pochissime mani produce. Si pensi a Elon Musk, no? Un multimiliardario che nell'arco di pochissimi anni ha concentrato una ricchezza incredibile. Ma come la spende? Che cosa sta facendo? Sta spendendo, ha speso miliardi e miliardi per che cosa? Per mandare un missile su Marte. Sta facendo esperimenti che non sono condivisibili. Ha acquistato Twitter e nell'arco di 48 ore ha licenziato 23.000 persone, ha messo sul lastrico migliaia di famiglie. Cioè, questo è quello che dovremmo attaccare immediatamente, a mio avviso. Porre dei limiti all'autonomia imprenditoriale in un certo senso, cioè superato un certo limite, no, di ricchezza, quel surplus non può essere speso a proprio piacimento, perché altrimenti questo si ripercuote in modo negativo, si può ripercuotere, come in effetti succede, negativo su tutto il mondo. Per esempio, anche a soluzioni apparentemente positive sono state poi di fatto negative. Pensi a tutti gli americani licenziati nei settori dell'informatica, perché Bill Gates ha creato delle innovazioni tali per cui in realtà ci fu una riduzione della manodopera in quel settore. E poi questa ricchezza dove è andata a finire? La spesa in progetti di beneficenza in Africa. Condivisibile apparentemente questa idea, ma sostanzialmente la ripartizione a pioggia su piccoli territori rispetto a un intero continente o a un intero mondo, che beneficio può procurare? No? Può
in alcuni casi, non so, adesso non voglio dire prolunga l'agonia di alcune persone, però insomma produce degli effetti minimi rispetto al benessere complessivo. Ma quante famiglie invece, americane, europee, africane, avrebbero potuto trarre veramente un vantaggio dallo sviluppo positivo delle tecnologie in alcuni settori? E così è per la salute, così è per mille cose, no? Porre un limite alla, ecco, lei giustamente prima parlava di questo pilastro che dovrebbe essere la salute per tutti, no? Porre un limite allo strapotere delle società farmaceutiche, perché alcuni imprenditori in quel settore hanno deciso di non produrre i medicinali contro la lebbra, perché hanno un costo così basso che non producono il profitto sperato, no? Ecco, questo deve essere contrastato, a mio avviso, questi eccessi degli imprenditori. L'autonomia imprenditoriale va bene, ma deve essere incanalata quando ha delle esplosioni, no, contrarie al bene comune, al bene del pianeta. Così si può parlare di una tutela dell'ambiente, e contrastare per esempio questi fenomeni di greenwashing, no? Per cui le grandi multinazionali utilizzano il carbone, poi organizzano l'evento di energia verde e pensano che tutti abbiano accettato quella spesa nell'energia più sporca che c'è. La ringrazio. Grazie. Buonasera. Anche se credo che di questo abbia parlato già il professore. E Ernesto Mancini. Sì, buonasera, sarò brevissimo. Io vorrei che il professore ci dicesse qualcosa. Io non ho letto il libro, quindi la mia domanda potrebbe essere un po' così inutile, ma comunque ci dicesse qualcosa sulla funzione giurisdizionale prevista nella Costituzione, inquadrata nell'ambito di quello che poi sono i tre poteri fondamentali, legislativo ed esecutivo, del governo già parlato, e anche chiarito che più che è questione di garanzie più che di governo. Ecco, sulla funzione giurisdizionale e su quella legislativa, se si possono, diciamo, mutuare i principi classici delle varie costituzioni, dove questi tre poteri ovviamente sono i tre poteri fondamentali. Grazie. Grazie. C'è l'ultima persona e poi dare la parola al professore, è Luigi Bavalà, se c'è. Sì, sì, avevo chiesto di parlare per il mio osservatorio. È piccolo, riguarda la scuola, io insegno nella scuola, in un liceo. Io volevo, due cose volevo sottolineare. La prima, beh, l'assegnazione è pessimismo, no, però la lotta storica sarà drammatica nei prossimi tempi. È inutile, noi non dobbiamo incanalare gli imprenditori, sarà una lotta drammatica, perché il professore ha parlato di mercati selvaggi. Ora, all'interno di questi mercati selvaggi ci sono tornati i feudi, cioè è tornato il feudalesimo. Freud diceva: le cose, una volta che vengono alla vita, alla storia, non scompaiono più. Neanche i dinosauri sono scomparsi, no? Ci sono i coccodrilli. Cioè, sono tornati i feudi. Come piegare questi feudi predatori che hanno... Il professore dice: sono beni comuni, devono essere sottratti al mercato, l'aria, l'acqua potabile, le sue fonti, i fiumi, i mari, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, la biodiversità, i fondi marini, l'Antartide, gli spazi aerei, le onde elettromagnetiche, eccetera, eccetera. I cinesi pensano addirittura di portare la proprietà privata nell'Antartide, di navigare lì e di sciogliere i ghiacciai. Cioè, noi abbiamo una visibilità storica drammaticamente tolta. Io parlo con i giovani ogni giorno, insegno in un liceo qui, classico a Trani, e i ragazzi, il professore Fraiolo ha 82 anni, io ne ho 62, Raniero della Valle ne ha 92. Per i ragazzi così è il mondo e così andrà. E non hanno la spinta, dice, l'entusiasmo. Noi come pieghiamo queste forze? Bolsonaro in 3 anni ha distrutto non so quanta Amazzonia. Quale protesta c'è stata? Che cosa noi dobbiamo incanalare? Noi dobbiamo distruggere i feudi. Noi i mercati selvaggi li dobbiamo piegare, ma ci vorrà tanta forza. Non è che andiamo col costituzionalismo. Va benissimo il demanio planetario, ma come?
perché poi urge e c'è l'urgenza storica, non abbiamo più un tempo indefinito. E Kant la pace perpetua la scriveva 2 secoli e mezzo fa, si sono sciolti gli eserciti nazionali, non mi pare siano sciolti. Cioè bandire le armi, ma gli Stati Uniti hanno diffuso le bombe atomiche in tutto il pianeta. Io non so quanto ne hanno, 6.000, 7.000. Noi in Italia ne abbiamo 100, 150. I russi hanno circa 6.000 bombe atomiche. Io adesso non so i dati. Come facciamo a disarmare il mondo e a dichiarare illeciti quando questi predatori si sono armati sino ai denti? È chiaro che il masochismo è impressionante, poi moriranno anche i predatori, insomma. No? Cioè noi siamo tornati alla logica predatore-preda. Abbiamo questi feudi dalla predazione feroce assoluta. E non penso che il patto di convivenza così avvenga in modo pacifico o le garanzie prevalgano così, come una passeggiata. È tornato il dramma della storia. Io non voglio augurare una guerra, però non penso che questi feudi senza forza si ritireranno facilmente. Non propongo la lotta armata. Dico che un costituzionalismo, per quanto lungimirante, per quanto vasto, la bellissima proposta del demanio planetario, ma con quali forze noi realizzeremo nei prossimi 20, 30, 40 anni? Non sarà molto il tempo. Come li realizzeremo? Con queste scuole che fanno i soldatini delle aziende, i ragazzi che giornalmente hanno competenze da spendere, la visibilità storica non ce l'hanno più, è tolta, loro pensano al loro piccolo giardino e queste cose sono lungi dalle nuove generazioni. Non parliamo poi dei media che ci rimbambiscono e ci stordiscono dalla mattina alla sera su cazzate, su banalità enormi. Non la vedo dura, l'orizzonte non è sereno, e questo non è una depressione, una rassegnazione, è una consapevolezza che sarà dura, molto dura, imporre un governo mondiale, una costruzione della terra. Io ricordo che Berlinguer, che già parlava di governo mondiale, ricordo il Comitato Centrale, lui parlava di governo mondiale, e sono passati dagli anni 80, lui è morto nel 84, tanti decenni, tutto è peggiorato. E la globalizzazione ha creato i mercati selvaggi, i feudi. Come facciamo adesso a piegarli nel medio periodo? Grazie Ciao. Luigi. Posso Ciao. Dare la parola al professore per l'ultima. Grazie, avevo dimenticato di rispondere a una questione sulle tecnologie, a cui sono dedicati un paio di articoli di questa costruzione della Terra, in particolare l'articolo 19. Insomma, che esclude che algoritmi possano da soli governare le nostre vite, introduce una serie di garanzie contro, diciamo, la predazione dei dati, la garanzia della riservatezza. Sono questioni molto complesse che richiederebbero magari un'integrazione, perché questa è naturalmente soltanto una bozza aperta evidentemente alla discussione. Naturalmente sono previste tecniche di modifica, come in tutte le costituzioni, ma qui vorrei distinguere la necessità, questo è un discorso di carattere teorico generale che vale per le costituzioni in generale. La Costituzione italiana, essendo stata la prima costituzione rigida nella storia umana, a parte il breve esperimento austriaco del 1920, ha introdotto una rigidità relativamente debole, perché con 2/3 si può addirittura modificare senza referendum, oppure si può modificare con una maggioranza assoluta in doppia lettura, ma le costituzioni più recenti hanno previsto alcune norme sottratte a qualunque modifica. Sì, è vero che in questo senso si legano le mani delle generazioni future, ma io sostengo che vanno legate per evitare alle generazioni future di amputarle per le generazioni a loro volta ad esse future. E quindi bisogna distinguere vari gradi di rigidità. Una rigidità assoluta per i diritti fondamentali, i beni comuni, l'uguaglianza, la pace, e una rigidità relativa viceversa per le istituzioni, per la loro organizzazione, per le loro forme di reclutamento,
e cioè vari gradi di rigidità e quindi maggioranze qualificate a seconda del tipo di norme e rigidità assoluta. Questo è previsto in questi 100 articoli, è previsto una rigidità assoluta, diciamo, per la pace, i diritti fondamentali della persona, la dignità e l'uguaglianza. La questione sollevata da Romana Mancini è affrontata ovviamente in questa Costituzione, che prevede delle istituzioni economiche e finanziarie globali, che non sono soltanto quelle esistenti, sono quelle esistenti totalmente riformate. E totalmente riformate soprattutto con l'introduzione di un fisco globale progressivo. È prevista un'imposta patrimoniale progressiva e un'imposta sul reddito progressivo negli ultimi articoli, che possa arrivare fino al 99% del patrimonio o al 99% del reddito oltre una certa cifra. Cioè occorre stabilire dei tetti massimi al di sopra dei quali non è giustificato, non è sensato, per l'appunto, non intervenire attraverso una tassazione in grado di, diciamo, impedire anche l'attribuzione, perché gli enormi profitti che si sono realizzati in questi anni sono dovuti anche al fatto che sono state abbassate le imposte sui ricchi, le tasse sui ricchi. È chiaro che se si mette una tassa del 99% sui redditi superiori, supponiamo, a qualche milione di euro al mese o all'anno, è chiaro che nessuna impresa darà questi benefici. E per attraverso i diritti, a cominciare dai diritti dei lavoratori, occorre ristabilire la stabilità del posto di lavoro contro la precarietà. È prevista nella Costituzione una norma contro le dislocazioni. Qualunque trasferimento di investimenti deve essere sottoposto alla votazione dei dipendenti, degli operai, e naturalmente deve essere impedita in caso di mancata approvazione. E questo significa che le dislocazioni saranno rese impossibili, a meno che non servano semplicemente a salvare l'azienda dal fallimento. E i diritti dei lavoratori e in generale i diritti delle persone, insomma, è una Costituzione molto complessa e molto articolata, che prevede, per quel tanto che sono riuscito utilizzando in gran parte le Costituzioni esistenti, ma non solo le Costituzioni esistenti, perché ci sono problemi che le Costituzioni esistenti non hanno mai affrontato. Una Costituzione globale è differente da qualunque Costituzione nazionale ed è differente anche dalle attuali carte internazionali, che sono totalmente vuote di garanzie e di norme di attuazione. L'ultima questione, sono quelle sollevate dall'ultimo intervento, non vorrei essere fraintesa, non sono affatto ottimista, so benissimo che non riusciremo ad approvare nessuna Costituzione, molto probabilmente. Il nostro compito è mostrare che è possibile, e mostrare che è possibile rompere l'apatia e la rassegnazione proprio attraverso l'indicazione di questa possibilità. In altre parole, questa proposta non ha nulla a che fare con l'idea di un governo mondiale, innanzitutto. Non è un governo mondiale ciò di cui abbiamo bisogno. Ciò di cui abbiamo bisogno è un insieme di garanzie mondiali. E io credo che l'apatia, la rassegnazione, l'impotenza si possano combattere proprio mostrando la possibilità dell'alternativa. È sempre stato così. È sempre stato così, e non è vero che il mondo non abbia progredito. Ci sono stati dei progressi. Il nostro mondo di oggi non è il mondo di 50 anni fa o di 100 anni fa o di 200 anni fa. Pensiamo al rapporto tra uomini e donne. I nostri mondi sono più avanzati e lo dobbiamo alle lotte che sono state fatte prima di noi. Oggi probabilmente la questione è senza paragoni più grave e più vitale che in qualsiasi altro momento della storia umana. Però io credo che ci sarà un momento in cui un risveglio della ragione sarà inevitabile, quando le catastrofi saranno arrivate a un punto di rottura.
Dobbiamo solo sperare che non debba essere una enorme tragedia, come una guerra atomica, oppure l'inabitabilità del 90% della Terra a costringerci al salto di civiltà. Ma certo a quel momento ci arriveremo. E allora dobbiamo semplicemente cercare di non arrivare, non essere costretti ad arrivarci, dopo che saranno successe guerre, cataclismi che avranno distrutto parte e gran parte dell'umanità. Possiamo arrivarci prima. Possiamo arrivarci prima e questo è un compito della politica. Una politica che però deve essere animata da uno sguardo sul futuro. Io credo che il pessimismo radicale in questo senso è antipolitico. C'è una frase molto bella di Kant: senza la speranza di tempi migliori non ci sarebbe posto né per la politica né per la morale. È solo se è aperta la possibilità di un'alternativa che si può alimentare l'entusiasmo. Entusiasmo che c'è stato in passato. E non possiamo confondere la realtà con i nostri occhi che forse sono eccessivamente invecchiati. Perché questo entusiasmo c'è anche fra i giovani di oggi e rischia sempre di essere frustrato dalle delusioni, dal fatto che la politica sembra interamente mobilitata contro i giovani e contro i loro interessi. Però le lotte ci sono, le donne iraniane, insomma è inutile fare l'elenco, lo sappiamo tutti. La società è animata da movimenti di progresso. L'importante è indicare le vie d'uscita, le alternative, diciamo, progressive, che in questo caso sono, ripeto, nell'interesse di tutti. E questa è la grande forza rispetto anche ad ipotesi del passato. Io credo che ci sono stati molti errori, errori di fondo nella tradizione liberale, ma anche errori di fondo nella tradizione comunista e anche nella tradizione marxista. Ci sono stati degli errori. E la politica oggi deve essere mobilitata verso una prospettiva che è nell'interesse di tutti. Questo è il suo universalismo e questa è anche la sua base razionale. Grazie, grazie mille, professore. Le ricordo la questione della funzione giurisdizionale, se possibile. Ah, mi scusi, sì. Sono previste varie giurisdizioni in questo testo. Innanzitutto una Corte Costituzionale globale, in grado di annullare tutte le norme liberticide degli Stati e anche delle comunità internazionali o comunque delle istituzioni internazionali. Una giurisdizione penale obbligatoria, è l'idea di Kelsen, che diversamente da quella attuale istituita con il Trattato di Roma, la Corte Permanente, la Corte Penale Internazionale, che è una giurisdizione, per così dire, volontaria, condizionata alla ratifica degli Stati, deve essere una giurisdizione obbligatoria. E naturalmente finché non lo sarà, questa è una proposta che è contenuta nella Costituzione della Terra, deve quantomeno, e questo nessuno lo può impedire, neanche gli Stati che non hanno sottoscritto questo statuto, essere quantomeno una giurisdizione di verità sul modello delle giurisdizioni di verità e conciliazione del Sudafrica, e cioè accertare i crimini e le loro responsabilità anche senza produrre sanzioni. E infine c'è una terza giurisdizione, che è la giurisdizione per i crimini di sistema, non penale, diretta ad accertare questi crimini, le loro responsabilità, le cause, e avere come dispositivo non l'irrogazione di sanzioni, ma l'identificazione dei rimedi e delle misure idonee a fronteggiare questi crimini, a porre termine a questi crimini. Naturalmente deve trattarsi di giurisdizioni totalmente indipendenti dal potere politico, cioè dalle funzioni di governo, dal Consiglio di sicurezza, dalle funzioni di governo sia globali che statali, come del resto le funzioni di garanzia che chiamo primarie, e cioè le funzioni di garanzia primarie che sono ignote alla nostra tradizione costituzionale e tanto più alla nostra
culture internazionalistiche, perché non esistono. A livello internazionale non ci sono, non ce n'è nemmeno una, perché la FAO, diciamo dire, la sanità non portano il cibo e gli ospedali e i farmaci in tutto il mondo, raccomandano che lo si faccia, ma non sono istituzioni di garanzia. Le istituzioni di garanzia sono ciò di cui c'è bisogno e sono ciò che darebbe effettività appunto alle norme declamate, ai principi declamati, a cominciare dall'uguaglianza e dalla pace. Naturalmente tutte istituzioni indipendenti, sia quelle di garanzia primaria che quelle di garanzia secondaria, separate dalle istituzioni di governo. Io ho riformulato in tanti libri che ho scritto la vecchia tripartizione e separazione dei poteri di Montesquieu, alla quale dobbiamo moltissimo, figuriamoci, l'indipendenza dalla magistratura, il primato del legislativo, è stata scritta nel 1748, cioè di fronte a un assetto istituzionale che ignorava lo Stato sociale, ignorava le istituzioni di garanzia primaria, ignorava i rapporti internazionali. Rispetto a quella tripartizione, io credo che dobbiamo aggiornarla all'altezza dei problemi attuali. E la distinzione di fondo è tra istituzioni di governo legittimate dalla rappresentanza, che devono essere il più possibile locali, la sfera del decidibile, e le istituzioni di garanzia, che vanno distinte in primarie e secondarie. Primarie sono la scuola, la salute, il demanio, la pace, il disarmo, e secondarie sono quelle giurisdizionali. Ma non sono solo quelle giurisdizionali le istituzioni che richiedono indipendenza, anche le istituzioni di garanzia primarie. A questo scopo ho previsto nella Costituzione quelli che sono i cosiddetti vincoli di bilancio previsti nella Costituzione brasiliana, cioè la previsione di quote del bilancio che devono essere destinate obbligatoriamente alla garanzia, supponiamo il 20% del bilancio mondiale destinato alla salute, altrettanto all'istruzione, altrettanto alla tutela dell'ambiente. Naturalmente sono cifre che vanno discusse, che sono il risultato del dibattito politico, ma quel che conta è, sul piano concettuale dei principi, trasformare le attuali lacune in antinomie, e cioè evitare che di fronte a diritti che richiedano leggi di attuazione, la mancanza di queste leggi sia priva di sanzioni. Dobbiamo prevedere dei vincoli già nel testo costituzionale che obblighi a destinare una parte del bilancio, un bilancio rilevante, ma che si calcola che basterebbe il 5% del PIL mondiale per realizzare tutte le istituzioni di garanzia. Non c'è bisogno di grandissime cifre. E comunque la ricchezza c'è. C'è un'enorme ricchezza privata che si è accumulata in maniera del tutto scandalosa. E quindi no, il problema non è economico. Al contrario, mi pare che lo dicesse uno degli interventi, dobbiamo essere consapevoli che la garanzia dei diritti sociali, pensiamo a un continente come l'Africa, produrrebbe uno sviluppo economico straordinario di questo mondo. È chiaro che in un mondo in cui le persone muoiono di fame, di sete, di malattie non curate, che cascano per terra per la fame, che non hanno l'energia per produrre assolutamente nulla, non può che essere un mondo in cui l'unica alternativa di vita è cercare di emigrare. E quindi è proprio sul piano, anche sul piano economico, che la garanzia della sussistenza, la garanzia della salute, la garanzia dell'istruzione produrrebbe un enorme sviluppo economico in questi paesi poveri. Diciamo che l'opzione razionale, che naturalmente in assenza di limiti e vincoli, in una società selvaggia ognuno pensa ai propri affari, ai propri interessi, ai propri egoismi, ai propri poteri, ma viviamo in una situazione ormai esplosiva. E allora si tratta semplicemente di far crescere la consapevolezza di questa insensatezza, ancor prima che ingiustizia. Viviamo non soltanto in un mondo ingiusto, ma anche in un mondo insensato. E questa insensatezza è a danno di tutti. Ovviamente ci preoccupano soprattutto i più deboli, quelli che soffrono le maggiori ingiustizie. Ma dobbiamo essere anche consapevoli che la risposta è una risposta razionale tanto quanto universale, cioè tanto quanto finisce per essere nell'interesse di tutti. Perché di questo passo, se non si farà nulla,
il pianeta diventerà inabitabile nello spazio di un secolo. Dobbiamo esserne consapevoli. Se non sarà un secolo, sarà un secolo e mezzo. Ma è la prima volta nella storia che viviamo una prospettiva così drammatica. E allora un risveglio della ragione finisce per essere, non è un fatto di ottimismo. Quando i problemi e le catastrofi incominciamo tutti a soffrirli sulla nostra pelle, allora anche la politica e la democrazia tornano ad essere dei motori di progresso. Oggi, finché tutto quello che accade non ci riguarda, il riscaldamento globale, basta adeguare i nostri condizionatori d'aria, ma che ce ne importa? Fino a che questa cosa non ci toccherà, tutto questo sembra utopistico, tutto sommato possiamo essere indifferenti. Ma arriva il momento in cui tutto questo non potrà non riguardare assolutamente tutti. E allora io credo che dobbiamo, e questa è la politica, mobilitare i giovani, perché diversamente da noi vecchi ultra ottantenni, il futuro è soprattutto loro. E quindi i problemi sono drammatici e impellenti soprattutto per loro. È chiaro che noi continueremo, molti di noi, molti capelli bianchi, sì, continueremo a vivere tranquillamente per altri 30, 50 anni, senza problemi. Ma dobbiamo essere consapevoli che il mondo non è mai stato, non ha mai vissuto un momento così drammatico in cui si richiede con così forte urgenza, necessità, un cambiamento di rotta. Grazie. Grazie ancora, professore. Ricordo che potete trovarlo sul sito, questa lezione come le altre, sul sito di Transform Italia. Vorrei dare la parola adesso a Piero per salutarci e per darci anche il prossimo appuntamento. Sì, un grazie davvero affettuoso a Luigi Ferraiolo, che non solo con la lezione ma anche con le repliche alle domande ha diciamo squadernato un quadro della realtà contemporanea giustamente drammatico, ma anche diciamo sottolineando il rilievo della politica. La politica è progetto, la politica è speranza, la politica è possibilità, sono le possibilità umane. Non dimentichiamo che la rassegnazione e il pessimismo è anche il calco del dominio che noi subiamo, è anche una forma di ideologia vittoriosa sulle nostre soggettività. Quindi non lasciamoci scoraggiare. Sappiamo peraltro che sono sempre delle avanguardie, no? A guardare lontano, a progettare l'avvenire. E le avanguardie ci sono anche nel mondo giovanile. Naturalmente noi dobbiamo fare la nostra parte, perché questa è anche, come dire, un obbligo morale che dà senso alla nostra vita, no? L'insensatezza a cui faceva riferimento Luigi è quello che hanno già visto grandi pensatori del Novecento, oggi non era mai stata così estesa e diffusa. Diciamo, avere un senso nel caos è anche un privilegio per tutti noi. Io vi saluto e vi ricordo che il giorno 21 dicembre era prevista la lezione di Carlo Petrini, una rivoluzione italiana dedicata a slow food, al passaggio dal cibo all'agricoltura e all'ambiente. Mi ha appena chiamato Petrini, lui per quella data non è disponibile, però la lezione la faremo, lo sostituiremo con un'altra e vi informerò via mail. Grazie a Roberto Morea, ricordo appunto con lui che sul sito di Transform Italia si trovano le lezioni registrate, a presto immagino collocherà anche la lezione di Luigi Ferraioli, che torno a ringraziare e a salutare. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie Piero, grazie a tutti voi. Grazie. Grazie.